tutti, ben ritrovati. Oggi è lunedì 27 maggio 2019, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Inizia una nuova settimana, l'ultima settimana di maggio, nonostante appunto, come vedete, il tempo fuori fa pensare più alla prima settimana di novembre, ma invece siamo effettivamente all'ultima di maggio, addirittura d'arrivo per la settimana prossima, una settimana importante in cui Milano All News si trasferirà nel quartiere di Nolo per seguire in diretta tutti i giorni con due dirette giornaliere proprio da Nolo il Nolo Fringe Festival. Si parlerà quindi di teatro anche di un certo livello appunto, ma questa sera ne parleremo meglio anche a Good Night Milano. Torniamo alla nostra puntata di oggi di Good Morning Milano, perché vengono a trovarci dei attesi ospiti che abbiamo voluto riavere qui con noi, perché l'ultima volta abbiamo visti vittoriosi sul palco dei Milano Storytelling Awards e sono i Sempre Vivi, e quindi diamo il buongiorno a Francesca Lavita, Francesco Frisadori e Simona Policci. Ho detto giusto? Frisardi. Frisardi. Scusa, ho detto male. Ho detto giusto? Sì. Buongiorno, benvenuti, benvenuti buongiorno tutti. I Sempre Vivi, insomma, per noi Sempre Vivi sono quelli che hanno vinto il Milano Storytelling Awards dell'anno scorso, miglior associazione di volontariato a Milano. Finalisti due anni fa e vittoriosi dello scorso anno, quindi insomma il prossimo anno vi facciamo presentare direttamente a voi la serata finale. Vabbè, vi vogliamo ovviamente ospiti a novembre con noi per l'edizione 2019, ma diciamo un po', per chi magari si è collegato solo in questo momento, come dicono quelli bravi, chi sono e cosa sono i Sempre Vivi? Sì, buongiorno, io sono Simona Policci e mi occupo dell'associazione Sempre Vivi, soprattutto dei due centri diurni. L'associazione nasce nel 2005, è un'associazione di volontariato e si occupa di disagio psicologico e psichiatrico. Abbiamo all'interno dell'associazione una cinquantina di volontari che lavorano quotidianamente con noi e uno sportello psicologico con 18 psicoterapeuti, 3 case di accoglienza dove ospitiamo una quindicina di ragazzi con disturbi, con disagio psichiatrico, e 2 centri diurni, uno per adulti e uno per adolescenti. Insomma, un'attività davvero intensa quella dei Sempre Vivi. Parliamo di quanti utenti all'incirca? Gli utenti siamo all'incirca, fra adulti e adolescenti, un 150 circa. 150 circa, dicevi, con 2 centri diurni e anche invece 3 case di housing sociale. Di housing sociale, ecco, che poi è un po' quello che vi ha anche contraddistinto molto, perché insomma è quello che forse vi ha fatto anche vincere in un certo senso il premio, ma che vi ha fatto anche riconoscere all'interno della città l'importante lavoro che svolgete. Che cosa si fanno appunto? Come funziona? Perché è importante questo tipo di progetto, di dare questa indipendenza, questo housing sociale appunto come l'hai definito tu, a questi utenti? Noi accogliamo queste persone, il progetto è di autonomia, per cui le aiutiamo nel corso degli anni, perché da noi gli utenti entrano e hanno la possibilità di fermarsi da noi, soggiornare da noi minimo 4 anni, diciamo. Per cui in questi 4 anni si cerca di fare con loro e con l'equipe, con gli educatori, un percorso di autonomia. Ciò significa per cui imparare a fare la spesa, aiutarli nelle faccende domestiche e soprattutto inserimento sociale, per cui tutte le attività che l'associazione propone, e ovviamente loro sono coinvolti e cerchiamo di inserirli nel mondo sociale, ecco. Ecco, nella fattispecie cosa fate voi proprio? Cioè, Francesca, tu cosa fai all'interno dei Sempre Vivi, proprio operativamente parlando? Ok, io sono un'operatrice del centro diurno adolescenti. Noi accogliamo adolescenti dai 13 ai 18 anni, 21 se con proseguo amministrativo, e loro hanno dei vari laboratori che possono svolgere durante la giornata. Noi siamo sempre presenti all'interno dei laboratori a fornire supporto al personale che sta all'interno dei laboratori con i ragazzi. Offriamo anche supporto psicologico, quindi con anche dei colloqui, e facciamo anche noi delle attività con i ragazzi, ecco. Francesco? Io invece sono un educatore che lavora per di più al centro diurno adulti. In questo luogo abbiamo numerosi volontari che gestiscono altrettanti laboratori.
per esempio abbiamo giornalismo piuttosto che inglese, piuttosto che cucina, e tutti questi laboratori danno l'opportunità ai pazienti che frequentano, poi ai signori che frequentano il nostro centro, di impegnare la loro giornata in modo diverso e di dare anche l'opportunità di imparare qualcosa attraverso poi lo stare insieme. È una cosa molto importante, poi ci sono numerosi volontari all'interno della vostra associazione, perché appunto diciamo la cosa interessante è come in fianco ai volontari ci sono proprio dei professionisti, come nel caso vostro ad esempio. Come funziona questa commissione delle due figure e perché appunto è importante avere dei professionisti e non solo appunto dei volontari? Beh, è importante questa duplice parte del lavoro, poiché il professionista non ha tutto il tempo, tutte le energie per poter gestire il numero di laboratori e il numero di persone. I volontari ci danno una mano fondamentale per il lavoro che conduciamo in Sempre Vivi, poiché senza di loro non riusciremo a fornire un servizio di questa portata. La cooperazione tra professionista e volontario diventa essenziale nel momento in cui vuoi proporre questo tipo di... Poi siete un po' gli strateghi, lo vostro braccio armato che poi va a fare proprio i laboratori. Cioè, Francesca, scusa. Sì, è anche importante un po' l'inclusione e l'integrazione, il fatto che non vedano solo una figura che è lì per la loro riabilitazione, ma comunque ci sono anche delle persone esterne che interagiscono con loro, che è anche un po' la nostra particolarità. L'integrazione degli utenti proprio con l'esterno, ecco. Quello che avevamo detto prima è che l'associazione nasce all'interno della parrocchia San Pietro in Sala, in piazza Wagner. Il fondatore e il parroco di San Pietro in Sala, appunto, si chiama Don Domenico Storri, e tra l'altro qualche anno fa ha vinto anche l'Ambrogino d'Oro per l'impegno nel sociale con l'associazione Sempre Vivi, e per cui il territorio per noi è molto importante, per cui la rete. Ecco, dove sono i centri diurni, dove li troviamo invece? Il centro diurno, quello per adulti, è situato proprio all'interno della parrocchia, in locali separati dalla parrocchia, ma si entra, all'ingresso è proprio quello della parrocchia, mentre quello per adolescenti è a 5 minuti, proprio a 50 metri di distanza. E invece le tre case di Le tre case sono situate sempre lì, nei dintorni. Sì. A chi si rivolge Sempre Vivi? Cioè, che tipo di utenti avete e anche come si può fare per entrare in contatto con voi, che magari appunto io ho un parente, un fratello, un amico che ha bisogno e magari appunto può essere aiutato dai Sempre Vivi? Allora, si può accedere privatamente, per cui ci si rivolge a noi chiedendo un aiuto, per cui famiglie o, come diceva appunto lei, conoscenti che ha bisogno di un supporto psicologico, di un aiuto, di un inserimento sociale, oppure attraverso le strutture che sono i CPS, gli ospedali. Cioè, chiediamo se la struttura riconosciuta dalla regione. Noi Lombardia, siamo cioè, accreditata. Da un anno accreditati siamo diventati una struttura sanitaria accreditata con l'ATS, e per cui collaboriamo con le istituzioni. Ecco, e che tipo appunto di utenza avete? Cioè, che tipo di disagio psichico coprite, diciamo? Allora, per di più nel centro di adolescenti, bisogna sempre essere molto attenti, quando si fa certi temi, giustamente io dico sempre, noi giornalisti facciamo tanti errori, io dico, li faccio sicuramente, vi chiedo anzi a voi di correggermi se sbaglio appunto a usare magari la parola, tipo la parola disabile, giusto o no in questo caso da usare? Può essere un po' borderline? Meglio utenti, meglio... Sì, no, disabile... Disagio psichico, meglio, sì. Ok. No, giusto informare, anche giusto far capire, informare, che così poi la gente, anche quando parla, usi le parole corrette. Scusa, faccio che te lo dicevi. Nel centro di urna adolescenti sono più ragazzi con un po' un disagio che riguarda l'aprirsi con l'esterno, quindi è un po' più...
un'esclusione sociale, direi, quindi un ritiro sociale, ecco. Ci sono casi anche di ragazzi con depressione e quello che cerchiamo di fare è un po' portarli un po' all'autonomia, all'integrazione, all'aprirsi agli altri ragazzi, quindi cercare di creare un gruppo anche all'interno del centro per appunto poterli dare anche un po' di rete, di contatto. Hai parlato di depressione legato appunto a dei giovani, parliamo di quanti anni sono? Diciamo che in questo momento l'utenza è dai 15 ai 21. Beh, è un dato molto interessante quello che mi dice, cioè drammaticamente interessante, nel senso che pensare che, cioè, si pensa alla depressione come una malattia abbastanza adulta, e invece mi stai dicendo appunto ragazzi minorenni che sono le cause spesso di te è difficile diagnosticare a quest'età una dare una diagnosi comunque precisa. Per cui il ragazzo può essere semplicemente avere delle abbiamo diversi ragazzi con fobie scolastiche, per cui si ritirano dalla scuola. Fobie scolastiche? Sì, e poi non so, possiamo chiamarle depressioni, però magari questo è diagnosticabile più avanti con l'età. E tanti ragazzi che appunto non vanno più a scuola, e con la famiglia o il medico di riferimento facciamo un progetto dove contattiamo la scuola e con loro cerchiamo di fare appunto fornire un supporto scolastico. L'obiettivo è quello di reintegrarlo dentro la scuola, immagino. Sì, no? Studiano magari da noi, per cui c'è un reinserimento sociale da noi nel nostro centro, per poi fare gli esami a scuola e cercare di superare l'anno. Questo è un po' insomma l'obiettivo, a volte si riesce, a volte non si riesce, però insomma l'obiettivo è appunto è capire come mai un ragazzo ha questa paura della scuola, questa fobia, ed è un principio di sicuramente qualcosa. Cioè, ma ti immagino che insomma, la risposta a questa domanda sia sempre molto varia. Poi sì, c'è però una risposta, diciamo, che vi siete dati voce, come mai questo arrivo di queste fobie scolastiche? C'è la prima volta che sento parlare di fobie scolastiche, ad esempio, non mi era mai capitato. È il problema della scuola, il problema sono i ragazzi, il problema sono le famiglie, il problema è l'iPhone, non lo so, pensando a tutto quello che il problema è sfere, basta, cioè ogni tanto si tira fuori qualsiasi cosa con dare la colpa a qualcun altro, no? Quali potrebbero essere i motivi, se si riescono a capire, o se ci sono, nel senso? E cerchiamo di capirli, forse sommandoli tutti è il problema, cioè diventa il problema per il ragazzo. Ecco. Sicuramente il non essere accettato dal gruppo, il sentirsi a disagio, il sentirsi in difficoltà, e questo è il problema principale per i ragazzi, soprattutto per i più giovani che frequentano il centro. Ecco, interessante. In questi casi come arrivate al ragazzo? Magari le famiglie stesse che cercano di spingerlo da voi? Sì, la famiglia oppure il medico di riferimento, perché la famiglia si rivolge al medico di riferimento, in questo caso il neuropsichiatra infantile, poi veniamo contattati o dalla famiglia o dal medico di riferimento. Insomma, questo è interessante, è importante capire come appunto c'è la soluzione, come dire, c'è sempre, non disperate, si può benissimo trovare appunto, anche grazie a delle associazioni importanti come appunto quella di Sempre Vivi, che mette a disposizione, come diceva appunto, tanti professionisti e poi tanto anche lavoro volontario. Tant'è che anzi il 6 giugno so che invece avete un appuntamento molto importante, insomma, perché ogni tanto dovete farvi anche vedere in giro sul territorio, giustamente per ricordare che ci siete e perché insomma ogni volta portate delle tematiche davvero interessanti. Ma raccontatemi un po' cosa succede il 6 giugno all'Arena Civica. Sì, tu? Sì. L'evento dell'Arena Civica, che si svolgerà per lo più alla Palazzina Appiani, che è un ente che è un locale del FAI, verrà, cioè, si chiama questo evento Se tu non fossi qui, okay, che rispecchia un po' tutto quello che è la filosofia di Sempre Vivi. Se tu non fossi qui non accadrebbero una serie di cose. E questo evento è il primo che viene svolto con così grande risonanza, e soprattutto per la prima volta i Sempre Vivi fanno un evento sul territorio di Milano
al di fuori della, del nucleo di Wagner, del quartiere che più ci è vicino. E questo evento vede coinvolte numerose associazioni che abbiamo invitato per un torneo di calcio che si svolgerà all'interno dell'arena, e poi abbiamo invitato altre personalità, abbiamo un convegno. Ecco, dicevi appunto che il titolo è proprio l'animo un po' anche dei Seprivi. In che senso? Cioè, qual è il messaggio del "se tu non fossi qui"? È un po' quello che muove anche così tante persone a dedicare il proprio tempo a una situazione di disagio, come può essere quella che ha una persona con un disagio psichico, e a dedicare appunto del tempo a questa situazione, a una riabilitazione. Se tu non fossi qui, non ci sarebbero banalmente i laboratori, non ci sarebbero i Seprivivi. Se tu non fossi qui, invece, io volontario magari spenderei il mio tempo in un modo più... Quindi diciamo è bidirezionale questo "se tu non fossi qui", nel senso dai volontari agli utenti, dagli utenti ai volontari. Il focus del messaggio è un po' il pregiudizio, comunque abbiamo impostato tutto sul pregiudizio. Questo sì, come diceva Francesco, è il primo evento che facciamo al di fuori dalle mura del quartiere, e per cui lo stiamo pubblicizzando. Cosa succederà durante la giornata? Appunto, già dalle 2 si inizierà, no? Quindi fino a sera, fino alle 21, che cosa succederà? Sì, noi porteremo, ci spostiamo dal nostro quartiere, porteremo tutti i nostri laboratori all'interno della Palazzina Appiani, per cui ci sarà un'esposizione di tutti i lavori che vengono fatti dai ragazzi, da adulti e adolescenti, e per cui con i volontari stessi, per cui utenti e volontari. Questo dalle 14 fino alle 18. Alle 18 ci sarà una rappresentazione teatrale proprio dal vivo fatta dai nostri ragazzi del centro Il Sorriso di Lollo, sempre sul tema del pregiudizio. Dalle 15 invece alle 17 circa ci saranno appunto questo torneo di calcio con varie realtà del terzo settore, sono tipo 6-7 squadre che si giocheranno, contenderanno un meraviglioso premio finale, e alle 18.30 abbiamo un convegno dove sono stati coinvolte personaggi di spicco, tra cui Don Gino Rigoldi, che conosciamo tutti, Matilde Gioli, che sarà la nostra testimonial dei Seprivivi, da pochi mesi ha accettato di diventare la nostra testimonial, e Nicola Savino, che è un nostro sostenitore ormai da anni, Nando Dalla Chiesa, Nello Scavo e Don Domenico Storri, ovviamente. E il tema è appunto il pregiudizio. Se vogliamo venire il 6 giugno, c'è un biglietto da prendere, dobbiamo prenotarsi da qualche parte, veniamo lì? Si può venire liberamente, solo per il convegno bisognerà prenotarsi, perché purtroppo la Palazzina Appiani ci impone dei numeri e solo per il convegno ci sarà la prenotazione. Dopo il convegno ci sarà un ricco aperitivo fatto anche dai ragazzi del laboratorio di cucina. Diciamo appunto, di fianco al lavoro giornaliero che fate voi professionisti ci sono tantissimi volontari. Come si fa a diventare volontario di Seprivivi, e cosa devo avere? Che skills devo avere? Devo essere un medico, devo essere un educatore, chi posso essere? Potresti essere qualsiasi persona che ha voglia di dedicarsi all'altro, che ha voglia di sostenere appunto e dare del supporto e dedicare il proprio tempo all'associazione Seprivivi. Di solito tra settembre e ottobre teniamo un corso, così che appunto non entri nel mondo della psichiatria, del disagio senza sapere nulla. Quindi non abbiamo delle richieste particolari, non devi avere delle caratteristiche, devi aver solo voglia di... Ecco, sottolineiamo che i volontari, che sono una cinquantina, sono la forza dei Seprivivi. Comunque, tu prima parlavi di pregiudizi,
Quali sono quelli più difficili da battere? E... che sembrerebbe quel contatto ormai parlando, cioè per voi, ma che invece continuate ancora a trovarvi lungo la strada? Beh, sicuramente il pregiudizio di trovarsi davanti a una persona con disagio psichiatrico per l'utente è un problema, per cui spesso non viene accettato e per cui la giornata è improntata proprio su questa tematica per sconfiggere un po' quello che è lo stigma su questo tema. Ovviamente ci saranno alcuni dei vostri utenti presenti, immagino che potranno benissimo parlare bene, immagino, di quello che fate tutti i giorni. Noi ricordiamo anche in un bellissimo video che avete fatto apposta per il nostro Storytelling Awards, dove chiedevate di votarvi, perché so che avete anche dei laboratori di video, sì, giusto? Sì, sì. Ecco, cioè, laboratori, praticamente fate qualunque cosa ormai, cioè, avete laboratori di qualunque, cosa che fate bene? Nel laboratorio avete la cucina, mi dicevi, poi? Abbiamo tantissimi laboratori nel centro diurno degli adolescenti, abbiamo il laboratorio di giocoleria, viene proprio una professionista ad insegnare ai ragazzi qualche acrobazia. Abbiamo il laboratorio di cosmetica, dove vengono dei professionisti ad insegnare un po' quali sono tutte le fasi per la produzione di un cosmetico, quindi li introduciamo un po' anche a quello che è il mondo del lavoro. Il laboratorio appunto di teatro, come dicevamo prima, di multimedia. Il laboratorio nuovissimo è un progetto nuovo di web radio, dove i ragazzi appunto entreranno in contatto con questo mondo, quindi dove potranno portare anche un po' qual è il loro pensiero, quali sono i gusti musicali. Abbiamo il laboratorio di arte, il laboratorio di danza, movimento, terapia, il laboratorio di cucina, insomma, ci questo, sono tutto quello solo in quello nel sì, centro di un anche il laboratorio di orificeria, questo tutto questo solo nella, quindi sì. Cioè, immaginiamo, insomma, tante veramente le attività. Poi come funziona? I ragazzi decidono loro quali sono le loro passioni, cioè come funziona? Certo, in base anche un po' ai loro gusti, alle loro passioni. Diciamo che solitamente loro hanno un periodo di prova quando fanno l'ingresso al centro, provano un po' quali sono i laboratori e poi si stila un progetto terapeutico ad hoc per ogni utente, dove vengono appunto stabiliti quali sono i laboratori, quali sono gli obiettivi da raggiungere nel corso di questo percorso appunto. Allora, siamo quasi in chiusura, domanda molto personale, però perché mi piace molto capire quello che vivete all'interno appunto dell'associazione. Non so da quanti anni lavorate, più o meno tutti quanti, la più grande soddisfazione che avete avuto finora a lavorare per i Sempre Vivi. Simona, inizia tu. Beh, sicuramente, io ci tengo a precisare questa cosa qui, che ho lasciato il lavoro per dedicarmi a tempo pieno e Sempre Vivi. E lavoro a tempo pieno ormai da 4 anni, ho iniziato come volontaria e poi ho deciso Spinta da cosa, se posso chiederti? E spinta dall'entusiasmo che ti trasmettono queste persone. Sicuramente tu torni a casa con una grande ricchezza. Okay. Questo succedeva quanti anni fa? Succedeva? Ah, io ho iniziato a farla volontaria ormai quasi 10 anni fa. Sì, insomma, dopo 10 anni che entriamo qui, anzi, a lavorare per 4 anni pure a tempo pieno, vuol dire che insomma, le situazioni arrivano. Sì. Qual è stata la più grande situazione che hai avuto all'interno dei Sempre Vivi? Beh, vedere comunque degli utenti che sono riusciti a diventare autonomi una volta fatto il percorso all'interno dei Sempre Vivi. Francesco? Ma io lavoro da poco in questa associazione. Abbiamo le due facce sì. della medaglia. No, ottobre. E non penso di trovare una cosa specifica ancora che mi ha particolarmente colpito. Però la cosa che più mi stupisce ogni giorno è il fatto di vedere un'associazione che fornisce un certo tipo di servizio ad alto livello grazie praticamente a delle persone che ogni giorno donano il proprio tempo, che poi alla fine questa è la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo, le energie, e questo è una cosa eccezionale, è un volontariato
che è proprio gratuito, senza giudizi nei confronti dell'altro, pregiudizi di pazienti che fino a non troppi anni fa venivano rinchiusi in una specie di prigione. Una cosa che forse non abbiamo detto, tutto nasce all'interno della parrocchia, per cui la nostra parrocchia è una parrocchia in centro Milano, che ha all'interno 1000 bambini che frequentano il catechismo, e i nostri utenti, i nostri diciamo sempre vivi, sono integrati benissimo, e i bambini non hanno nessun tipo di problema a incontrare o vedere appunto queste persone che hanno 1000 prossimi adulti che avranno forse qualche problema col pregiudizio. Ci tengo a dire un'altra cosa, che prima di Natale, sì, è uscito il nostro libro Sempre Vivi. Dove lo possiamo trovare? Lo potete trovare in qualsiasi libreria, okay, a Feltrinelli, su Amazon, credo ovunque. Si chiama proprio I Sempre Vivi, e lì si racconta tutta la storia dell'associazione, da quando è nata, ci sono racconti di utenti e tutto quello che si fa all'interno dell'associazione. Il libro è molto bello, molto... Bene, adesso poi metteremo magari anche il link ad Amazon, sì, per prendere il libro. Francesca, tu? Anch'io lavoro da poco in questa realtà, in realtà perché siamo molto giovani, ci siamo laureati non da tantissimo. E diciamo che questo lavoro ti insegna a gioire delle piccolissime cose, già solo il fatto che un utente si presenti tutte le mattine al centro è una grandissima soddisfazione per noi, vederli sorridere durante la giornata, vederli soddisfatti per delle attività che svolgono, dei piccoli successi che hanno durante la giornata, durante la settimana. Oppure adesso un ragazzo che ha appena finito di fare gli esami ed è un percorso che non ci aspettavamo che magari potesse portare a termine, indipendentemente dal successo o dall'insuccesso che sarà, perché le prove degli esami non hanno ancora dei risultati, però comunque è una cosa che ci siamo prefissati ed è riuscito a portare a termine, quindi il raggiungimento anche degli obiettivi. Ottimo, in chiusura la domanda che non vi ho fatto in partenza, ma che spero che uno di tre mi sappia rispondere: perché si chiama Sempre Vivi? I Sempre Vivi è un fiore che nasce in montagna e che ha bisogno di pochissima acqua per rimanere in vita, per cui è quello di cui ha bisogno la persona, l'utente, insomma la persona che ha appunto poche cose ma buone, verrebbe da dire, no? Poche cose, acqua pulita e Sempre Vivo rimane forte in montagna, e appunto anche voi così. Ricordiamo bene appunto allora in chiusura l'appuntamento di l'appuntamento 6 è il 6 giugno dalle 14 alle 21 e alla Palazzina Piani, cioè all'Arena Civica. Palazzina Piani, Arena Civica, vi aspettiamo numerosi, ci saranno tanti gadget, tanti messaggi, un bellissimo messaggio è abbiamo prodotto uno shampoo e che lo slogan è lavati la testa dai pregiudizi, per cui oltre a questo messaggio ci saranno tanti messaggi fatti anche dai bambini del catechismo che porteremo lì in arena e distribuiremo alle persone che verranno a trovarci, e il messaggio appunto è venire lì e andar via con un con qualche pregiudizio in meno, in realtà. Con qualche pregiudizio in meno leggero, in certo senso. E con qualcosa nel cuore. Infatti, anch'io il cuore, ma liberarsi invece tutti quei pregiudizi inutili che ci portiamo dietro e ci appesantiscono senza problemi. Ricordiamo anche le coordinate per trovarvi su internet, dove possiamo trovarvi, il sito internet. Sito internet www.isemprevivi.org. C'è anche la pagina Facebook che trovate, poi metteremo nei commenti a questa diretta. Direi che insomma abbiamo detto tutto, noi siamo ben felici di avervi ancora una volta qui con noi, siamo ben felici di seguire invece
tutto quello che fate, quindi tornate a trovarci appena avete altre novità, appena aprite l'altro centro, aprirete altri centri sicuramente, so già, quindi chissà quanti altri laboratori vi inventerete da qui già solo ai prossimi mesi, quindi insomma spero di rivedervi prestissimo e ci vediamo comunque il 6 giugno alla Palazzina Appiani dalle 14 alle 21 all'Arena Civica di Milano per questa interessante giornata insieme ai Sempre Vivi dal titolo Se tu non fossi qui. Grazie grazie mille davvero, grazie mille a Francesca, Simona e Francesco, grazie mille davvero, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata, buon proseguimento, noi ci vediamo questa sera alle ore 19 con Good Night Milano e Good Morning Milano invece torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta, grazie mille, arrivederci e a presto.